Si chiama Eric Abramovitz, è un bravissimo clarinettista che ha, o meglio, gode di una fama davvero internazionale, ma avrebbe rischiato che la sua carriera finisse in fumo per colpa della gelosia che avrebbe avuto la sua ex fidanzata. Si trova infatti iscritto al McGill University nel 2014 a Montreal, in Canada. Per dare la svolta alla sua vita, aveva fatto un'audizione per il Conservatorio di Los Angeles e se lo avessero accettato si sarebbe trasferito nell'immediato. La fidanzata dell'epoca venne a sapere della intenzione in questione, quindi quella di trasferirsi andando da un'altra parte. L'uomo voleva iscriversi più di ogni altra cosa al mondo al Conservatorio. La scuola metteva a disposizione una borsa di studio da ben 50.000 dollari per coprire le spese di 2 anni previsti. E per lui era davvero perfetto. Studiò giorno e notte per prepararsi ai provini e alla fine fu preso in compagnia di un altro studente. Ma la mail che arrivò a lui fu un rifiuto. Infatti la sua ex Jennifer Lee inviò una risposta alla scuola, spacciandosi poi proprio per il buon Eric e dicendo che non poteva più accettare perché aveva già deciso che sarebbe andato da un'altra parte. Cancellò la lettera ovviamente di accettazione della cartella di posta inviata. E con un'altra email offriva al fanciullo una seconda possibilità in un'altra scuola, che però era molto, troppo costosa per il ragazzo, che quindi rifiutò in tronco. Dopo ben 2 anni di tempo, Eric fece dei provini con la University of Southern California, dove si trova davanti Girard, uno dei professori che lo aveva giudicato nel provino per Los Angeles. Il sognante chiese allora il motivo del rifiuto. Il clarinettista, famoso in tutto il mondo, restò senza parole. Controllò nella sua email e scoprì purtroppo il tranello che la fidanzata fece applicare, realizzò e così decise di andarla a querelare, di andarla a denunciare. Il giudice ha stabilito che la donna dovrà risarcire l'ex fidanzato per ben 250.000 euro circa. Una storia davvero incredibile quella che ci giunge dall'estero e che ha per protagonista il povero Eric Abramovitz. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate, datemi una vostra opinione, un salutone e al prossimo video da Narratore Italiano.